Vi capita mai di guardare una serie TV e che vi piace così tanto che poi andate a cercare videogiochi che somiglino a quella serie TV? Beh, oggi ve ne vado a dire 5. Weilaccio a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi vado a dire 5 videogiochi che sono simili a 5 serie TV abbastanza famose che ho scelto personalmente e che vi vado a consigliare. Questo perché spesso ci ritroviamo nella situazione di vedere una serie TV e di appassionarci talmente tanto da voler cercare qualcosa di molto simile. E in questo caso, quindi, volevo consigliarvi qualcosa che potesse avere questo tema. Quindi, i videogiochi che andrò a consigliare non sono chiaramente identici alla serie TV trattata, ma possono avere dei temi in comune. Così come chiaramente non vi sto consigliando videogiochi omonimi a delle serie tipo The Last of Us, Halo, Fallout che uscirà tra poco, oppure ancora The Witcher. Quelli sono proprio prese dal videogioco. Qua invece vi vado a consigliare cose che non sono omonime, non hanno lo stesso brand, ma possono avere delle ambientazioni in comune o dei temi in comune. Ragazzi, parto subito con una serie che mi sta prendendo tantissimo in questo periodo, una serie che sta spopolando in questo periodo, ovvero Shogun, che su Disney Plus vi invito a guardarla perché è veramente una perla, almeno finora, e per i nostalgici di Game of Thrones potrebbe essere un'ottima scoperta. Il videogioco che vi vado a proporre può sembrare scontato, ma è chiaramente Ghost of Tsushima. Parliamo di ambientazione simile, ma con una differenza temporale abbastanza marcata, perché mentre Shogun è ambientato a inizio 1600, Ghost of Tsushima è ambientato a inizio comunque nel 1200. Chiaramente in uno, ovvero Shogun, si parla di lotte interne in Giappone, mentre invece in Ghost of Tsushima si parla di invasione mongola, quindi lotte con l'esterno. Detto questo, però, è chiaro che l'ambientazione è la stessa, il tema dei samurai è ben ricorrente. Ci sono varie cose che possono ricordare Shogun, come Rise of the Ronin, piuttosto che anche qualche Yakuza, qualche spin-off di Yakuza in particolare, ma io vi voglio consigliare Ghost of Tsushima perché credo che per il tema samurai in senso stretto e anche dal punto di vista story-driven sia il migliore. Sekiro è un qualcosa dal punto di vista dei samurai, comunque della lotta con le spade, con le katane, ottima, però dal punto di vista narrativo è tutta un'altra storia. Quindi secondo me la cosa più simile per ritrovare intrighi di quel tipo in una storia è Ghost of Tsushima, ve lo consiglio caldamente, anche se probabilmente lo conoscete già. Passiamo adesso ad una serie per la vecchia guardia, ovvero Prison Break. Prison Break è una serie uscita negli anni 2000 che nei suoi anni ha conquistato un pubblico di giovani e giovanissimi, in cui si parlava di questa necessità di evadere da una prigione da parte di un protagonista molto carismatico e con metodi molto, diciamo, avanzati in termini proprio di pianificazione della fuga. In questo senso, ciò che vi voglio proporre io è A Way Out. A Way Out è un titolo per lo più collaborativo da giocare in coop con un'altra persona in cui il vostro scopo sarà proprio quello di uscire da una prigione all'interno di una storia ben costruita e story driven in cui appunto la collaborazione con l'altro giocatore è fondamentale per ogni fase appunto della storia e del videogioco. Trovo che il tema dell'evasione dalla prigione sia fondamentale in entrambi, quindi sia in Prison Break che in Way Out, e quindi ho deciso di correlarli e quindi proporveli in correlazione tra loro. Consigliate in questo caso chiaramente sia la serie TV che il videogioco. Non vi posso spoilerare di più, ma diciamo che entrambi seguono, diciamo, un arco narrativo molto simile anche all'interno della fuga e di quello che succederà durante la fuga, mettiamola così, ma chiaramente non posso dirvi di più perché sarebbe spoiler. Black Sails è una serie che non tutti conoscono, credo, almeno io ne ho sentito parlare veramente poco. L'ho scoperta e l'ho vista tutta d'un fiato. Una serie che si guarda in 4 stagioni, molto bella dal punto di vista registico, dal punto di vista delle battaglie navali. Una serie, forse la migliore serie sui pirati, a tema pirati. In questo caso vi vado a proporre un videogioco unico ed indimenticabile, con delle battaglie navali incredibili, una grafica stupenda e una storia accattivante. Vi sto parlando di Skull and Bones. Ci siete cascati? No, ragazzi, no, non è Skull and Bones, il videogioco che vi vado a consigliare, chiaramente una gag che non potevo non fare. Il videogioco che vi vado a consigliare in questo caso invece è Black Flag. Vi consiglio Assassin's Creed Black Flag perché, a differenza di Skull and Bones, ha
a tutto ciò che non c'è in Skull and Bones. Black Flag, è vero, ha la storia degli assassini ben presente, la storia di Assassin's Creed che c'entra poco, anzi c'entra niente, con Black Sails, con la serie Black Sails, però in termini di scontri tra pirati, di gestione della nave e di tutto ciò che riguarda una storia ben costruita intorno al tema dei pirati, secondo me è la cosa che più si avvicina e che più vi potrebbe piacere giocare se avete visto Black Sails e siete ancora presi da questa serie. Se viceversa avete giocato Black Flag e non avete ancora visto Black Sails, questa è una buona scusa per scoprire questa ottima serie e quindi ve la consiglio. Il Trono di Spade, ragazzi, Game of Thrones, non potevo non inserirlo in questa lista. Il Trono di Spade è forse la mia serie preferita di sempre e ho avuto parecchia difficoltà a trovare qualcosa che possa avere il tema o anche soltanto l'atmosfera del Trono di Spade. Ne approfitto per rimandarvi a un mio video in cui ho parlato del videogioco proprio del Trono di Spade, fatto da Telltale, ma in questo caso non vi vado a proporre chiaramente il videogioco del Trono di Spade, ma un qualcosa che ha un tema simile. Sto parlando di un gioco indie, ovvero Yes Your Grace. Yes Your Grace è un videogioco tecnicamente basilare, in pixel art, in cui non dovrete far altro, la pongo come fosse molto semplice, che gestire un reame, un regno. Quindi voi siete il re, appunto, vostra grazia, il re di questo regno, e dovrete gestire realmente il regno, quindi dalle cose diciamo più noiose che fa un re, per esempio tenere udienza, dare udienza ai propri sudditi, piuttosto che agli elementi delle altre corti, ad altri regnanti di altri paesi confinanti, insomma dalle cose più noiose appunto alle decisioni da prendere relativamente alle guerre e anche a quelle relative alla propria famiglia, alla famiglia reale. In questo ho trovato molto di Game of Thrones in termini di intrighi, di gestione degli intrighi, cercare di restarne fuori oppure addentrarvi negli intrighi politici e cercare di uscirne vincitori, così come anche nella gestione della famiglia e delle dinamiche all'interno della famiglia. Insomma, chiaramente Yes Your Grace non è il videogioco del Trono di Spade, ma dovendo cercare qualcosa che ha quell'atmosfera, quel senso di intrigo, di gestione di un reame, eccetera, credo possa essere molto accattivante se siete appassionati del Trono di Spade. Per ultimo, ragazzi, vi voglio consigliare un videogioco da giocare se siete stati o siete appassionati della serie Mr. Robot, che si è conclusa da un po', da qualche anno, ma che ha avuto un grandissimo successo durante appunto la sua messa in onda. Mr. Robot è una serie che parla fondamentalmente di anarchia e anche soprattutto di hackeraggio, di hacker. E quindi cosa vi posso consigliare quando si parla di hacker? Potrei consigliarvi tante cose in realtà, ma ho deciso di consigliarvi Watch Dogs, e in particolare il primo Watch Dogs, per un motivo molto semplice. Il terzo ha questa, ovvero Legion, ha questa dinamica della legione con diversi personaggi che la rende, secondo me, poco story driven, cioè rende il videogioco poco story driven e più legato al gameplay, all'idea di cambiare sempre personaggio, mentre invece la storia non mi ha entusiasmato, seppur comunque è carina. Il secondo Watch Dogs l'ho trovato un po' troppo bimbo minchioso per i miei gusti, e in ogni caso non si avvicina per nulla alla qualità di sceneggiatura, anche alla diciamo all'essere oscuro che c'è in Mr. Robot, con un personaggio molto oscuro, diciamo dominato dai propri demoni interni. In questo appunto ho ritrovato il protagonista di Watch Dogs, del primo Watch Dogs, che per molti è stata una grandissima delusione perché non offriva tutto quello che sembrava potesse offrire questo Watch Dogs dal momento del suo trailer d'annuncio. Ricordate questa querela sul fatto che ci fosse stato un downgrade importante dai trailer all'uscita? Ma in termini comunque di atmosfera, nel tema diciamo dell'hackeraggio, dell'essere hacker, è stata una rivoluzione secondo me Watch Dogs, col fatto che si potevano vedere tutti diciamo le persone all'interno della città, si potevano hackerare e vedere chi erano, cosa facessero nella vita. Quello per me è stato secondo me una mini rivoluzione all'interno di un gioco che rimane un buon gioco ma non un capolavoro. Secondo me, se vi è piaciuto, se vi piace Mr. Robot, potreste ritrovare la stessa atmosfera e le stesse attività. Quindi ragazzi, questi erano 5 videogiochi a tema rispetto a 5 grandi serie TV, perché comunque devo dire che le serie TV che vi ho proposto sono 5 bellissime serie TV. Se siete appassionati di queste serie TV, ritroverete secondo me la stessa atmosfera all'interno di questi videogiochi che vi ho proposto.
Questo, diciamo, è un video che volevo fare da un po' di tempo. Fatemi sapere se vi piace questo video e in quel caso lo vedrò anche dai numeri che farà, insomma, se piacerà, se verrà visto, farò una parte 2 in cui vi andrò a proporre altri 5 videogiochi che si rifanno, comunque hanno lo stesso mood, la stessa atmosfera di 5 serie TV o perché no anche di 5 film. Detto questo, ragazzi, io come sempre invito a farmi sapere in un commento qua sotto cosa ne pensate, se avete da consigliare altri videogiochi simili a serie TV. Fatelo sempre qua sotto nei commenti e parliamone insieme. Vi invito pure a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare tutti i miei contenuti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi, ciao!